Luce, perché alle regioni allora siamo solo noi quando ha parlato Fusci? E nessuno è venuto a contestare. Io sei pensione, capo, non ha parlato Fusci. Fusci, quando? No, tutto a posto. Allora, Fusci, vorrei focalizzare il punto su 3-4 questioni fondamentali, però brevemente. Giustamente quello che dice il dottor Marfella, la netta differenziazione fra i rifiuti speciali e i rifiuti urbani. Questa cosa si può chiaramente, si deve fare, però io sfrutterei l'occasione di fare crescere persone che abbiano la competenza per affrontare anche il rifiuto speciale, partendo dalla conoscenza di quelle che sono le problematiche territoriali e che partono chiaramente da non bonifica, pulizia dei territori. L'esperienza che stiamo vivendo attraverso la convenzione, il protocollo COAES, che è un protocollo europeo che siamo riusciti a fare arrivare qui in Campania, attraverso anche l'opportunità dataci dal decreto 136 del patto della diffusione, è un viatico che possa fare crescere queste famose consulte ambientali di cui stiamo parlando. Consulte ambientali o comitati ARUS. Cioè, non è per me l'importante. Il nome è importante, però per me è importante la fattività. Possiamo mettere a disposizione, già ad oggi siamo a circa 400 iscrizioni nelle province di Napoli e Caserta, persone che stiamo già formando e che abbiano una competenza specifica per quello che riguarda il controllo del territorio. Inoltre, purtroppo non c'è, ma ne parleremo con il prefetto Capano, perché istituzionalmente abbiamo anche questo viatico. Il fatto di avere un'interlocuzione attraverso questo protocollo e questo patto che abbiamo elaborato con, nella filiera delle segnalazioni, il percorso istituzionale dei sorvenienti, dei sorvenienti per la risoluzione delle criticità ambientali, diventa uno strumento che inconsciamente ci ha dato. E quindi questa cosa qui ci dà la possibilità di intervenire da protagonisti in quelle che sono le interruzioni con i comuni. Non ho letto bene lo statuto della città metropolitana, ma mi sembra che voi abbiate più che altro una funzione di occuparvi dei servizi della città metropolitana, che è stato dato questo compito. Non la città metropolitana. Non so, parlavamo dell'osservatorio della città metropolitana, si parte solo come ma un altro, diciamo, punto focale e nodale che è stato sollevato è proprio quello dello sviluppo del territorio. Mi risulta che in questi giorni si stanno discutendo i piani urbanistici territoriali, i comuni stanno sottoponendo alla città metropolitana i piani urbanistici. Questo è il nodo focale praticamente della cosa, perché nel momento in cui parliamo dei piani urbanistici territoriali parliamo dello sviluppo del territorio, quindi del saccheggio, del consumo del suolo e del benissimo. Allora, lo sviluppo delle consulte ambiente, osservatori, DAPUS, piuttosto che cittadini attivi che interloquiscono il comune dietro il disegno della città metropolitana, può essere fondamentale per far uscire fuori i 1000 appartamenti di Casalnuovo, piuttosto che l'esempio. Cioè, voglio dire, quindi ben volentieri, voglio dire, i cittadini vogliono essere coinvolti in questo tipo di struttura. La cosa che sollevavano invece sia Lino che Chiara e la composizione di questa cosa, quindi su questo dobbiamo lavorare. Perché? Perché nel momento in cui il cittadino si sente coinvolto, si sente protagonista e responsabile, allora abbiamo effettivamente poi il proseguimento di quella situazione di coinvolgimento della cittadinanza e di evoluzione di questa cittadinanza nella competenza per sviluppare un lavoro. La titolarità deve essere poi chiaramente data da un'istituzione che chiaramente riconosce a quel punto la cittadinanza quale protagonista. Quindi la doppia interlocuzione, quella con la città metropolitana e quella con la prefettura, quindi il governo, quella è quella importantissima. Quindi la titolarità, scusando forma fatica, perché sennò avete fede perché mi sono fatte le chicche pure. Quindi la titolarità, la consistenza, avanti i giovani, la professionalità che così si sviluppa, no? Qua, questa gente che sta qua, probabilmente 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa non capiva proprio niente, non sapeva distinguere la busta nera e l'unezza, anche perché erano parlo così. Quindi quello che è successo è meraviglioso, cioè un patrimonio popolare che deve essere messo a regime.
E allora il compito nostro è proprio quello di mettere in coordinamento gli strumenti che ci hanno dato, fortunatamente ce li hanno dato, o ce li siamo presi, per essere finalmente utili. Quindi netta distinzione, i dati, gli altri, medici per l'ambiente che fanno poi il discorso dell'epidemiologia, osservatori civici che possono intervenire sul territorio per osservare ma anche per trovare soluzioni, coordinamento con quelle che sono le società e le cooperative provinciali e regionali che sono operative sul territorio. Bruciano un sacco di soldi, poveracci, alle volte lavorano e non serve a niente, non si recupera il territorio, l'affidamento dei territori poi attraverso quegli altri carrozzoni del affidamento alle cooperative piuttosto che ci siamo capiti. Queste cose qua messe a sistema potrebbero fare ordine nel disordine del territorio. Perché? Perché succede tutto questo? Perché il territorio è disordinato, non è monitorato, non c'è controllo territoriale, non c'è istituzione che sia in grado di farlo da sola. Da sola. Quindi costruiamo insieme il percorso di riappropriazione dei territori. E questo è qua. Grazie.